un'iniziativa per parlare del mestiere dell'architetto, ma non solo, anche gli argomenti che interessano tutta la cittadinanza. Assolutamente, perché il mestiere dell'architetto, quindi non solo la professione dell'architetto, ma proprio quell'idea di un saper fare antico che noi abbiamo e abbiamo sempre avuto e che abbiamo dimenticato di valorizzare, appartiene alla comunità, appartiene alla collettività. E l'Ordine degli Architetti di Verona vuole iniziare a ricucire questo strappo. Tre incontri, si parte già questo venerdì, poi lo ricordiamo martedì prossimo il secondo incontro. Andiamo a raccontare come si dipanerà questo percorso. Ma il percorso ha in realtà voluto raccogliere degli amici con una cifra nuova, quella di chiamare un architetto di fama nazionale e un architetto più locale, in modo da creare una conversazione tra i due che abbia un tema in comune per affinità elettive tra i due architetti. Quindi il primo incontro tra Alessio Battistella e Mario Bellavite sarà sull'etica, cioè la sostenibilità, l'economia circolare, quanto il nostro mestiere è importante per dare un messaggio di sostenibilità e quindi un messaggio etico. Il secondo incontro sarà invece con l'architetto Gianluca Peluffo e l'architetto Filippo Bricolo, e lavorerà sul concetto più politico di costruire cittadini, perché abbiamo bisogno non solo di costruire città, ma di recuperare la costruzione di cittadini e di coltivare dubbi, perché è la nostra cifra. Quella di coltivare dubbi è importante, ok? E l'ultimo incontro, che sarà il 3 dicembre, sarà invece con Mosè Ricci, col professor Mosè Ricci e con Paolo Richelli, parlando di estetica, cioè come sono cambiati i modelli di gusto, buon gusto, di eleganza, di estetica e anche un po' di bellezza, dal Mediterraneo fino ai paesi dell'est. Dove si terranno questi tre incontri? La sede è importantissima, perché abbiamo voluto creare una dimensione di conversazione, far sentirsi sia i nostri ospiti che le persone che verranno o ci guarderanno da casa con la diretta Facebook a casa, e quindi saranno conversazioni con un bicchiere di vino in mano in tre cantine diverse, quindi un legame forte con il nostro territorio, con l'economia e anche con il paesaggio del nostro territorio, in una dimensione, spero, piacevole.